Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete intuire, anche oggi video a tema Funko e in particolare Mystery Mini. Ormai ho accanto a me un piccolo esercito, come potete vedere il dissennatore è praticamente steso su un fianco perché non vuole saperne di stare in piedi e ad ogni minimo tocco crolla, cade. Quindi ho deciso di metterlo così e siamo tranquilli, visto che ho dovuto rigirare questa scena almeno 7 volte. Bene ragazzi, adesso come potete vedere qui accanto a me ho ben 3 pacchi che arrivano da EMP. Ho fatto un po' di shopping ultimamente, ho acquistato dei Mystery Mini, ma non solo, e adesso ve li andrò a mostrare. Ma intanto prima vorrei aprire questo pacchetto perché ho effettuato uno scambio su Facebook con un ragazzo con i miei doppioni dei Mystery Mini e davvero è stato uno scambio molto fortunato perché mi sono aggiudicato 3 pezzi che mi mancavano e che ho il brutto presentimento che presto troverò nelle prossime Mystery Mini. Ma intanto le apriamo adesso, così la sensazione nel caso sarà meno sgradevole, visto che aprire un pacco di doppi non sarebbe proprio il massimo. Quindi tiriamo via questa e apriamo questa scatolina. Ecco qui il pacchetto con i doppi, dentro non c'è nient'altro, quindi buttiamo via anche questo. Ragazzi, vediamo se è andato tutto liscio come l'olio. Ebbene sì, sembra proprio di sì. Ragazzi, sono dei Mystery Mini della prima serie, se non sbaglio. Mi sembra che tutti siano della prima serie. E abbiamo Nagini, che cercavo da tantissimo tempo, così finalmente mi metto il cuore in pace e posso metterlo accanto al mio Voldemort. E questo Nagini lo mettiamo qui, ed è davvero bellissimo, molto grande. Poi ho anche ottenuto questo qui, che è il mini di Edwige, che metterò invece accanto ad Harry. Questi animaletti mi piacciono sempre di più. E poi, terzo, ma non per importanza, ecco qui Thor. Thor che invece affiancherò ad Hagrid. Quindi, ragazzi, fortunatissima questa Mystery Mini, perché ne ho trovati 3, e 3 che mi mancavano, anche se in realtà non li ho trovati, ma vabbè. Allora, ragazzi, adesso passiamo ai pacchi che arrivano da EMP. Apriamo il primo, che è un pop che ho segnalato sulle storie di Instagram, sul gruppo Telegram, e che in tanti sono riusciti a prendere, ma è durato davvero pochissimo su EMP, anche se è arrivato più di una volta, ed io vi consiglio ogni giorno di controllare i pop su EMP, perché ne vengono aggiunti di continuo, e in questo caso si tratta di un pop che ho pagato meno di 20 euro, e che, ragazzi, è stato un vero affare, perché, come molti di voi sapranno, questo pop era sparito dalla circolazione, nonostante non fosse andato vaulted, ma comunque era difficilissimo da trovare e costava un occhio della testa. Ebbene ragazzi, mi riferisco al pop, eccolo qui, sempre ben imballato, mi riferisco al pop di Draco Malfoy, ma il pop in versione Quidditch, che è tornato in vendita magicamente, visto che lo si aspettava da tantissimi mesi, e adesso ve lo mostro. Era uno di quei pop che mi mancavano e che mi sarebbe piaciuto avere, ed eccolo qui, col suo bollino europeo exclusive, il pop di Draco Malfoy con la scopa da Quidditch. Lo conoscete bene quasi tutti, presumo, ma ragazzi, lo volevo da tanto tempo e finalmente l'ho preso ad un prezzo onestissimo. Poi io ho anche il Backstage Club attivo, come molti di voi, quindi non ho pagato neanche le spedizioni. Ragazzi, EMP ormai una droga a tutti gli effetti. Se avessi cominciato a drogarmi, sicuramente avrei speso molto meno. Ma vabbè. Adesso apriamo quest'altro pacco qui, sempre da EMP, e in questo caso dovrebbero esserci dei Mystery Mini, perché ci sono state delle offerte particolari anche per i membri del backstage, e attivando anche qualche codice sconto, che adesso non ricordo nel dettaglio, le ho pagate intorno ai 5 euro, quindi prezzo introvabile altrove su internet, neanche su eBay, da nessuna parte ragazzi. Non si trova un prezzo più basso, non lo dico perché collaboro con MP, lo dico perché è la verità. Non si trovano almeno da nessuna parte. Ecco qui la prima, si tratta delle Mystery Mini a tema Harry Potter prima serie. Eccole qui, sono 2, questo possiamo anche gettarlo via. E qui abbiamo un'altra scatolina con altre Mystery Mini. Eccole qui ragazzi, 1 e 2, in totale sono 4. Praticamente ne ho acquistate prima 2, poi dopo qualche ora ho rimuginato un po' su questa cosa e ne ho acquistate altre 2, perché l'offerta era troppo allettante. Io in questo caso ho
prima acquistato queste scatoline e poi effettuato lo scambio, perché se avessi prima effettuato lo scambio probabilmente ne avrei prese due della seconda serie e due della prima, ma ormai sono qui e quindi vediamo cosa troviamo all'interno. Ormai li ho quasi tutti, mi manca solamente Silente, mi manca Fanny, mi manca anche Hermione che è comunissima ma non ho mai trovato, mi manca anche Grattastinchi, quindi siamo a 4, e poi mi manca anche il gatto, quindi Lame Granite versione gatto sono 5 e Hagrid, quindi me ne mancano 6. Sicuramente troverò dei doppioni, me lo sento, ma ci sta ragazzi, ci sta tutto, perché ormai ne ho tantissimi. Quindi cominciamo dalla prima, che è molto molto leggera, quindi vediamo cosa troviamo all'interno. È sempre divertente comunque aprirle a prescindere dal contenuto, e poi in ogni caso si rivendono facilmente al prezzo di costo nei vari gruppi, è comunque facile anche scambiarli, soprattutto quelli un po' più rari. Quindi nonostante i doppioni non disperate, perché c'è sempre modo di liberarsene. Ma ecco qui la prima bustina e vediamo cosa c'è all'interno. Cosa c'è all'interno? Sapete che non distingo. Potrebbe essere Grattastinchi, ma sento un nasino. Non credo sia la McGranit, perché sarebbe davvero una sculata pazzesca, ragazzi, pazzesca. Ok, infatti, ecco qui Grattastinchi. Lo volevo tanto, lo volevo tantissimo, quindi anche questa è andata, ragazzi, mi manca. Anche questo, un nuovo Mystery Mini, lo mettiamo qui. È davvero molto bello, comunque, scolpito davvero benissimo, mi piace tanto. Peccato la testa sia un po' più chiara del corpo, però questo andrà diretto accanto ad Hermione Pop. Quindi continuiamo, è andata bene. Vediamo, apriamo quest'altra, in questo caso magari un po' più pesante, spero in Hagrid, visto che non ce l'ho, ma va bene qualsiasi cosa. Vediamo, vediamo un po'. La McGranit gatto, ragazzi, sarebbe un colpo bellissimo, ma non miro a tanto, non miro a tanto. Sento un corpo, quindi probabilmente un doppione. Sembrerebbe Voldemort dal tocco. Vediamo, sì, in questo caso Voldemort. Quindi doppio, ragazzi, ci sta tutto, ma non disperiamo. Ecco qui un'altra scatolina. Apriamola immediatamente e scopriamo cosa c'è. Ecco qui la nostra bustina. Altro corpo, probabilmente altro doppio. Ragazzi, è stranissimo non aver trovato Hermione, davvero stranissimo. Ho trovato, oh, ecco qui un altro Draco Malfoy. Comunque sono tutti abbastanza rari, perché Draco è 1 su 24, Voldemort 1 su 24. Quindi in ogni caso comunque rari, ragazzi, rari. Quindi questi qua non avrò problemi a scambiarli o a venderli, quindi nessun problema. E ultima box, molto 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 leggera. Vediamo cosa c'è all'interno. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po'. Hermione non vuole saltare fuori, ragazzi. Niente Hermione. Ecco qui, magari ci sarà la McGranit. Molto molto leggero. Vediamo chi c'è. Non saprei. Forse un gufo, no, ma non mi sembra un gufo. Vediamo un po'. Ah, un altro Grattastinchi, ragazzi. Niente, questa volta abbastanza sfigato. Abbastanza sfigato, ma era scontato. Era una cosa logica, visto che ne ho tantissimi. Quindi ci sta. Ci sta tutto trovare i doppi, ma io utilizzerò questi tre doppi in ogni caso per scambiarli con altri personaggi che mi mancano, o della prima o della seconda serie. Se qualcuno fosse interessato mi contatti anche in privato, che possiamo scambiarli. In ogni caso i tre che ho scambiato in precedenza non li ho trovati, quindi ho fatto benissimo ad effettuare questo scambio nonostante avessi già acquistato 4 Mystery Mini. E ragazzi, è andata così. Cosa volete che vi dica? Comunque sono contento di aver ricevuto il mio pop di Draco Malfoy, di aver trovato Grattastinchi, di aver trovato questi doppi comunque abbastanza rari e ricercati. Quindi ragazzi, è andata bene. Fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa avete trovato di recente su MP, cosa avete preso soprattutto su MP, se avete acquistato delle Mystery Mini, fatemi sapere tutto. Sotto in info box trovate sempre dei codici attivi per MP qualora vi servissero. Quando non ci sono vuol dire che non ci sono codici disponibili in quel momento, ma in ogni caso sono sempre a vostra disposizione. E a questo punto ragazzi non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine. Lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!